Buonasera a tutti i lettori di Vivi Casa Giove. Quest'oggi ci è venuto a trovare un carissimo amico, Francesco Canavacciuolo, che si trova a frequentare l'ultimo anno di formazione presso il Seminario Arcivescovile di Capodimonte, presso Napoli. Oggi, Francesco, tu ci parlerai un poco di questo giubileo straordinario che è stato indetto da Papa Francesco, un giubileo intitolato alla misericordia. Ma diciamo, partiamo da una domanda fondamentale: che cos'è un giubileo? Principalmente, per parlare del giubileo dobbiamo andare dietro con il tempo e dobbiamo andare diciamo, nella storia ebraica. Loro festeggiavano il giubileo ogni 50 anni e c'è proprio un fondamento, infatti ho portato la scrittura per leggere il fondamento di questo giubileo, no? Nel capitolo 25 del libro del Levitico, nell'Antico Testamento, al versetto 10, noi troviamo: dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate, poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro. Potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. Questo è il fondamento del giubileo, diciamo, ebraico. Poi dobbiamo andare a un altro passo che ci fa comprendere la distinzione tra il giubileo ebraico e il giubileo cristiano, cattolico in particolar modo. Troviamo Gesù che fa suo un passo del profeta Isaia, che leggiamo anche. Il passo del profeta Isaia che vi leggo è al capitolo 61. Al versetto 1 leggiamo: lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Ecco, Gesù, facendo sue queste parole del libro del profeta Isaia, si proclama come il Messia, no? Come il portatore dell'anno di grazia del Signore. Ecco, che cos'è il giubileo? L'anno di grazia del Signore. In particolar modo Papa Francesco ha indetto questo giubileo e noi troviamo anche nella bolla di indizione il vero significato del giubileo. La bolla di indizione è intitolata Misericordiae Vultus, che potete trovare benissimo, è bene fare una lettura di questa bolla, in cui Papa Francesco dice: questo giubileo è un giubileo non in una ricorrenza particolare, ma è un giubileo tematico con il tema della misericordia. Perché anche, troviamo anche nel motto di Francesco, no? Nel suo stesso motto troviamo miserando atque eligendo. Il Papa sceglie proprio la misericordia. Lui sa che il tema centrale della Chiesa è la misericordia, perché c'è un Dio misericordioso in cui il tema della misericordia è il centro della vita cristiana. Quando parliamo di Dio, quando parliamo della Chiesa, dobbiamo fare per forza e obbligatoriamente riferimento alla misericordia divina. Mi permetto di aggiungere che il Papa in questi giorni, diciamo, ci ha insegnato in qualche modo il vero senso della misericordia, il vero significato, tant'è che lui ha proclamato porte sante anche e soprattutto le porte delle carceri, dove appunto la misericordia dovrebbe essere il tema fondamentale. Poi, Francesco, volevo chiederti, il giubileo sappiamo che viene indetto ogni 25 anni da un punto di vista canonico. E come mai, è stato indetto questo anno straordinario, questo anno santo straordinario? Allora, vedi, tu dicevi una cosa importantissima. Papa Francesco ha dato la possibilità alle chiese diocesane, quindi anche alla nostra diocesi, di aprire la porta santa, cosa che non era mai successo nella storia della Chiesa. Quindi il primo giubileo fu indetto nel 1300 da Bonifacio VIII, e da allora fino ad oggi non è mai capitato che il giubileo
potesse essere aperto anche nelle chiese diocesane. Quindi la Porta Santa era a Roma. Oggi invece il Papa ha dato questa grande possibilità per tutte quelle persone che non possono andare a Roma, no? Aprire la Porta Santa in ogni diocesi. Ma che cos'è la Porta Santa? Partiamo anche da questo presupposto. La Porta Santa è quella porta in cui ogni persona, di ogni cultura, di ogni pensiero cristiano, non dico di ogni confessione, ma diciamo che ognuno di noi ha la sua fede, no? E spesso non conosce sempre l'essenziale della fede. La Porta Santa ci riporta alla fede essenziale. Chi passa per la Porta Santa sa che passa nella misericordia di Dio. Quella porta è la porta dell'amore, la porta dell'accoglienza, la porta aperta, no? Papa Francesco ci ripete sempre, la Chiesa deve avere la porta sempre aperta. Perché? Perché quella porta non siamo noi, quella porta è Cristo. Chi entra e passa per quella porta viene accolto da Cristo. E qui mi rifaccio anche un po' al simbolo del Giubileo straordinario della misericordia, no? Se vedete il simbolo, c'è il buon pastore che prende su di sé, sulle sue spalle, il povero, il misero, il peccatore. Lo porta sulle sue spalle. Se vedete bene il particolare, questa scena è rappresentata all'interno di una mandorla. In questa mandorla ci sono tre ovali concentrici. Cosa significano? Se vedete il loro colore, la parte interna è più scura. A mano che si va verso l'esterno si schiarisce. Perché? Perché vuole, diciamo, un po' simboleggiare il Cristo che attraverso la sua azione toglie il peccato all'uomo. Più l'uomo si appoggia a Cristo, più il colore diventa chiaro esternamente. Perché? Perché Cristo è la luce, no? Quella luce che fa uscire l'uomo dalle tenebre del peccato, dalla notte più scura, no? Perché il peccato oscurisce la nostra vita. E nella storia dei giubilei, questa è la terza volta però che viene indetto un giubileo straordinario, non è la prima volta. Prima il giubileo si faceva ogni 100 anni. Poi con Clemente VI abbiamo ogni 50 anni, con Urbano VI ogni 33 anni per ricordare l'età di Cristo, no? Nel XV secolo abbiamo ogni 25 anni finalmente, no? Questo anno di redenzione. E gli altri due giubilei straordinari, uno è stato indetto da Pio XI nel 1933 e un altro giubileo della redenzione da San Giovanni Paolo II nel 1983. Quindi questo è il terzo giubileo straordinario indetto nella storia della Chiesa e in particolar modo un giubileo della misericordia. Ogni giubileo, come abbiamo letto nei passi sia dell'Antico Testamento sia quando Gesù fa sue le parole del profeta Isaia, l'anno di grazia del Signore. Ogni anno giubilare è un anno di grazia. Quindi il giubileo al di fuori del tema è già un anno di misericordia. Qualsiasi giubileo è anno della misericordia, anno della grazia di Dio. E facendo riferimento a quello che hai detto poc'anzi, il giubileo è inteso proprio come un anno di redenzione, quindi diciamo un anno di purificazione dai propri peccati. Tant'è che i papi anche nei passati giubilei concedevano in qualche modo le famose indulgenze, tra cui anche le indulgenze plenarie che diciamo si riguardano proprio a tutti i peccati che ogni singolo individuo commetteva. A tal proposito, in che modo inviteresti i cristiani soprattutto a vivere questo particolare anno, soprattutto da un punto di vista proprio della redenzione? Guarda, caro Antonio, la prima cosa da dire è: ma il giubileo perché è nato? Nel 1300 Bonifacio VIII e i cardinali non conoscevano molto una tradizione che un anziano di 107 anni raccontò. Disse che lui nel 1200, nel giubileo del Capodanno del 1200, andò con il padre e passò per la Porta Santa, cioè per la porta quindi della cattedrale. Perché? Perché c'era una tradizione che riportava l'indulgenza di tutti i peccati ad entrare a Capodanno per la Porta Santa, quindi a Roma, a San Pietro. E da questa tradizione Bonifacio VIII indice il giubileo, perché pensa che sia un evento di grazia in cui tutti possano ritornare a Gesù.
In effetti, che cos'è l'anno giubilare se non un anno per ricordare a tutti di ritornare a Cristo? Un po' come la parabola del padre misericordioso, no? E il figlio al prodigo che va via, no? Prende tutti i suoi averi, li sfrutta con le prostitute, fa di tutto e di più. Poi a un certo punto si ferma, vede che sta con i porci, vede che non ha più nulla e pensa: ma come? Ci sono servi a casa di mio padre che vivono meglio di me, che mangiano, bevono e io sto così. Chissà, forse possiamo anche pensare che l'abbia fatto perché stava senza nulla, no? Era così povero che voleva una sistemazione. Torna dal padre e il padre cosa fa? Non lo caccia via. Ecco quello che Papa Francesco cerca di dirci sempre. Dio è così misericordioso che davanti a qualsiasi peccato non caccia mai via suo figlio, ma lo accoglie sempre. E dobbiamo riconoscere che il figlio prodigo in quella parabola ci dà un grande senso del valore anche di quello che aveva fatto. Lui era pentito veramente, perché non dice: padre, accoglimi in casa come tuo figlio, ma dice: accettami come servo, perché lo so che io non sono più degno. E l'uomo, quando comprende che ha sbagliato, quando comprende che non è più degno di essere figlio di Dio, Dio lo accoglie di nuovo. Gli dà l'anello, no? Il padre misericordioso dà l'anello al figlio, dà la veste, dà i sandali. Perché? Per dargli la nuova dignità. Quindi l'anno giubilare è questo anno in cui ognuno di noi, nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri peccati, può cercare da Dio e trovare la nuova dignità di figlio di Dio. Un po' come anche troviamo il motto del logo, no? Che è misericordiosi come il Padre, che troviamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 6. Al versetto 36 troviamo: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate, vi sarà perdonato. Questo è l'anno della misericordia. Papa Francesco ieri, quando ci parlava dell'anno della misericordia all'Angelus, no, in piazza San Pietro, ha detto: perché l'anno della misericordia? Perché ognuno di noi ha qualcosa da farsi perdonare. Ognuno di noi non è perfetto, non è santo, non è già salvato perché pensa di essere il migliore. No, nessuno di noi è il migliore, a partire da noi seminaristi, sacerdoti, vescovi, cardinali, a finire al Papa, per arrivare al semplice laico, al semplice fedele. Ognuno di noi ha qualcosa da farsi perdonare. Questo anno è questo anno in cui noi possiamo tornare a Lui, riconoscendo il nostro peccato, ma sapendo e riconoscendo la certezza, non il dubbio, la certezza che Dio è lì, con quella porta santa aperta ad accogliere ogni figlio che torna e vuole stare con Lui. Francesco, infine ti chiederei di rivolgere ai cortesi lettori di Vivi Casa Giove un buon inizio di questo anno santo e soprattutto un augurio per le prossime festività natalizie. Carissimi, io prima di tutto ringrazio voi per la possibilità che mi avete dato e sono stato contento di aver parlato del giubileo, ma in particolar modo vorrei salutare voi, tutti i lettori di Vivi Casa Giove, e invitarvi ad ascoltare la voce di Dio, no? Come si ascolta la voce di Dio? Attraverso la Chiesa, attraverso la parola di Dio, ma in particolar modo attraverso il cuore. Ogni rapporto nostro con Dio è un rapporto singolare. Nessuno può entrare nel nostro rapporto con Dio. Il nostro rapporto è così singolare, così intimo. Come ascoltare la voce di Dio? Ascoltarla nel cuore, nel silenzio del nostro cuore. Ci avviciniamo a Natale e il Natale non è ricordare che Gesù è nato soltanto, ma è ricordare che Gesù tornerà. Noi nell'Avvento ci prepariamo alla venuta di Gesù, non a quella del 25, che è il ricordo della nascita di Gesù, ma ci prepariamo all'ultima venuta di Gesù, perché Lui ci ha promesso: io ritornerò. E Lui ritornerà e ci troverà. Come ci troverà? Ci troverà con fede? Ci troverà che lo stiamo aspettando? O ci troverà così, con le mani in mano, senza fare nulla? Ecco, l'augurio che io faccio a voi e che faccio a me prima di tutto è di saper ascoltare la parola di Dio, saper annunciare la parola di Dio e prepararci con questo giubileo a tornare a Lui, come dicevo prima, no? Certi che Lui è misericordioso. In un clima così difficile come la nostra società oggi, no? In un clima di terrore, l'anno giubilare sembra quasi una al terrore più che
alla misericordia di Dio, tutte queste misure di sicurezza che servono sicuramente anche a Roma, ma che ci preoccupano, ci fanno vivere quest'anno con ansia. Invece no, noi dobbiamo essere coraggiosi. Gesù, quando andò a Gerusalemme prima di morire, prima di essere messo in croce, era sicuro che l'avrebbero ucciso, eppure è andato lo stesso. È stato coraggioso perché si è affidato completamente nelle mani del Padre. Allora l'augurio che faccio a voi oggi, a me, è di affidarci sempre di più nelle mani di Dio, anche quando siamo nella sofferenza. È Dio che ci porta in braccio, è Dio che ci accompagna. Ci affidiamo anche alla Vergine Immacolata, no? Che domani festeggiamo. Proprio a lei è dedicato l'anno giubilare, si inizia con la solennità dell'Immacolata, perché è lei che, come donna, debole come noi, ha detto il suo sì. E da quel sì è cambiata la storia. Quindi tanti auguri, buon anno giubilare, in particolare buon Natale e buon anno nuovo. Grazie.